Amici, oggi ci troviamo sempre nella campagna cremonese, ma siamo nel territorio di Motta Baluppi e precisamente nell'area di Solarolo Monasterolo, nella zona golenare. Qui siamo vicino al grande fiume, al Cipertò, e andiamo l'aratura con un trattore un po' speciale. Saliamo sul Case 400. Siamo sul Case 400, vero? Certo! E qui siamo in compagnia di Yuri, un grande trattorista qui nell'area golenare qui del fiume Po. Ah sì, eh? Come va questo trattore qua? Case 400? Va bene, va bene! È un buon trattore? È un buon trattore! Ricco di tecnologia qua, con tutti i computer? Computer, satellitare, guida da solo! Guida da solo, tu in pratica lo domini questo trattore? Sì, per adesso sì! Ah, bene, allora possiamo andare tranquilli. L'aratura sembra perfetta, c'è qualche volta che c'è qualche inghippo là nella... Là abbiamo sotto il campanello. Il campanello da... È l'erba del campanello, l'erba che intanto fa arrabbiare. Allora bisogna fermarsi e riprendere. Fa come una ragnatela e non fa scorrere gli stocchi sopra. Dopo invece quando non c'è il campanello... Si viaggia tranquilli, a 10 all'ora. Quindi a 10 all'ora se ne fa di opera. Wow. Sì. Qui siamo nei pressi dell'argine, questo qua è l'argine comprensoriale. Sì, questo è il comprensorio di Motta Baluffi. Quindi qui se dovesse uscire il fiume, qui può anche uscire, vero? Sì, qui nel 2000 siamo sott'acqua. Nel 2000 eravate sott'acqua. C'è su anche l'aria condizionata, vero? Sì, adesso li mettiamo dentro nel solco, vedi il campanello che è quello lì, dov'è? Quello lì. C'è un po' di campanello sotto che è come la ragnatela, è come tirare una corda. Allora noi facciamo così, poi facciamo colà e poi riprende e poi proviamo a riprendere. Proviamo, perché non tutte le volte riesce. Thank you.
pertiche di terreno hai da arare? Ce ne sono. Sono tante, eh? Sì, però con questa macchina riusciamo a lavorare bene. Riusciamo a tirare via un bel pezzo al giorno, un po' quella velocità qua. Qui c'è tutto il computer, sollevamento, le prese idrauliche, le luci, quello che vuoi, qui c'è tutto, prese idrauliche, una volta c'erano tutte maniglie. E quello là cosa, quel computerino là cosa sono, le ore di lavoro? No, i giri motore, velocità, le marce, gasolio, l'urea, temperatura dell'acqua. Qui c'è la radio. Radio, condizionatore. Abbiamo anche il frigo. C'è anche il frigo, guarda, qui è come essere a bar. Ti hai portato il salame e lo mettiamo dentro. Il salame dopo facciamo una bella merendina. Amici, qui si potrebbe fare anche una bella merendina e dopo la facciamo. Io e Yuri, intanto che voi guardate il video, noi facciamo una merendina con un po' di salame e un po' di pane e biscotto. Certo! Qui nella pianura padana, specialmente nell'area qui... vicino al fiume Po si mangia la spalla cotta e il gnocco fritto e vi invitiamo a venire a visitare questi luoghi quando il fiume non è in piena, e ci sono dei prodotti buoni, il salame è il cavallo di battaglia di queste zone e poi ammirate anche l'agricoltura cremonese che fa parte anche del cuore dell'agricoltura, tra terreni, allevamenti e agroalimentare, insomma anche la provincia di Cremona dà il suo contributo importante all'agricoltura italiana. Amici, abbiamo visto l'aratura con il Case 400, un gran bel trattore. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, trovarvi è sempre un grandissimo piacere. E amici, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao, 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 ciao!